Io sono contrario all'etichetta del ruolo, i ragazzi devono imparare a giocare in tutti i ruoli, anche perché quando uno ha giocato in una certa zona del campo con un determinato ruolo, con un determinato incarico, se dopo ritorna da quello da cui è venuto è in grado di capire quali sono le necessità di chi gioca nel ruolo e di poterlo aiutare maggiormente. Quindi essere polivalenti e avere la possibilità di giocare in più ruoli ti rende un giocatore più completo. I ruoli sono il sistema che utilizza l'allenatore per riuscire ad organizzare un progetto di squadra che sia in grado di portare sul campo un progetto realizzabile. Questo significa che ognuno utilizzerà le proprie peculiarità e ci sono ragazzi che non hanno determinate caratteristiche per cui certe cose non riusciranno mai a farle. L'esempio del calcio è un classico, insomma, se hai il piede buono riesci a calciare, altrimenti lascia perdere perché nessuno te lo può insegnare. Allora, il ragionamento da fare è certo, alcuni ruoli sono rigidi, non permettono grossissime permeabilità, ma nello stesso tempo è vero che tutti i ruoli possono essere utilizzati per poter ottenere risultati che mettano la squadra in condizione di poter vincere la sfida.